Cessione delle quote dello zuccherificio del Molise. Iorio e Vitaiano rinviati a giudizio per abuso d'ufficio. Carugno, Testa e Mucciardi per truffa e falso. Entro la fine del mese la Regione Molise è chiamata a riordinare le funzioni, le risorse umane e finanziarie delle amministrazioni provinciali. Tempi stretti. Il Comune di Campobasso adotta la Carta Europea dei diritti delle donne nello sport. Oggi la presentazione della iniziativa a Palazzo San Giorgio. Le molisane conquistano 4 punti nell'ultimo turno della Serie D. Torna al successo il Campobasso che scavalca la Jesina. Ottimo pari dell'Isernia a Fano. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Apriamo con la giudiziaria per abuso d'ufficio. L'ex governatore Michele Iorio e l'ex assessore regionale Gianfranco Vitaiano sono stati rinviati a giudizio dopo l'odierna udienza preliminare nell'ambito del procedimento sulla cessione delle quote dello zuccherificio del Molise. Non sarebbe stato esercitato il diritto di prelazione della regione nella cessione delle quote tra gli imprenditori Luigi Tesi e Perna, causando quindi un vantaggio alla società riconducibile allo stesso Perna. La prima udienza del processo si svolgerà il prossimo 13 aprile. Per truffa e falso rinviati invece a giudizio l'ex dirigente regionale Elvio Carugno, Vittorio Testa e Antonio Mucciardi, amministratori di società. Questi ultimi dovranno tornare in aula il 29 marzo. La posizione dell'imprenditore Remo Perna verrà trattata ad Isernia. La classe politica non si sbottona sul futuro dello zuccherificio di Termoli. Gli operai restano preoccupati e in attesa del rinnovo del fitto di ramo d'azienda in scadenza domenica 31 gennaio. Decisiva la settimana appena iniziata per le sorti dello zuccherificio di Termoli e la proroga del fitto di ramo d'azienda della vecchia società per azioni in scadenza a fine gennaio, per mantenere gli ammortizzatori sociali in favore di circa 60 dipendenti dell'industria. Solo il rinnovo della cassa integrazione, dicono i lavoratori, potrà garantire nel Basso Molise l'attività saccarifera. È necessario però un serio piano di rilancio che garantisca ossigeno a tutto l'indotto che gravita attorno allo zuccherificio. Dopo la decima asta andata deserta è stato pubblicato il nuovo bando di vendita della fabbrica ad appena 7 milioni di euro. Il termine per presentare le manifestazioni di interesse è fissato a lunedì 22 febbraio, mentre le offerte potranno arrivare entro il 14 marzo. La classe politica intende però guardare anche ad altre soluzioni, pur di non perdere le quote zucchero assegnate dal governo nazionale alla struttura termolese. La situazione è in continua fibrillazione. Operai e forze sindacali restano, in ogni caso, preoccupati per le sorti occupazionali e aspettano novità positive dai prossimi incontri promossi dall'assessore regionale al ramo Vittorino Facciolla. E i dirigenti dello zuccherificio di Termoli hanno garantito di coinvolgere direttamente il Ministero per le politiche agricole al fine di costruire un solido piano che rilanci la filiera bieticola e l'azienda del Basso Molise, un rilancio in grado di attrarre nuovi investitori e di definire misure a tutela dell'occupazione. E anche il Consiglio di Stato ha respinto, definendolo infondato, il ricorso presentato in appello dall'azienda di trasporti molisana ATM contro la Regione Molise per l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano. Con due distinte sentenze di primo e secondo grado, la giustizia amministrativa riconosce la correttezza dell'operato dell'amministrazione regionale, dichiarano il presidente Frattura e l'assessore Nanni. Gli agenti della squadra volante hanno arrestato 3 pregiudicati campani per il tentato furto nella notte al bar della stazione ferroviaria di Isernia. Una telefonata di un cittadino ha messo in azione i poliziotti che, giunti sul posto, hanno bloccato le vie di fuga dei ladri. L'immediata perquisizione ha permesso ai militari di recuperare passamontagna e gli arnesi da scasso. I 3 malviventi sono ora reclusi nel carcere di Isernia. La legge di stabilità impone alle regioni nuove deleghe, funzioni e finanziamenti alle province entro la fine del mese. Corsa contro il tempo in Molise per trovare le opportune soluzioni. Entro questa settimana tornerà a riunirsi l'Osservatorio regionale sulla finanza locale per chiudere la ripartizione delle risorse umane e finanziarie da destinare alle 2 amministrazioni provinciali del territorio molisano.
La legge di stabilità 2016 impone infatti entro il 31 gennaio alle regioni la ricollocazione del personale destinato alle funzioni delegate, pena il commissariamento. Criticità sono tuttavia evidenti per il personale dipendente in mobilità delle biblioteche provinciali come la Pasquale Albino di Campobasso e per il sistema del trasporto e assistenza disabili. Alla certezza della copertura finanziaria per tutto l'anno in corso si cercano ulteriori iniziative atte alla destinazione definitiva. I presidenti dei due enti, Coia e De Matteis, intanto si sono attivati presso gli ambiti territoriali sociali al fine di attingere risorse relative al trasporto disabili. Una ulteriore richiesta è stata avanzata all'amministrazione regionale in merito al Fondo Nazionale sugli Invalidi, 60 milioni per quest'anno, e alla ASREM per poter continuare ad assicurare il servizio taxi della solidarietà a dimensione provinciale. Per le biblioteche, le due amministrazioni della provincia di Campobasso e Isernia hanno sottoscritto una lettera al rettore dell'Ateneo Molisano Palmieri affinché si attivi alla ricerca di sinergie e finanziamenti per poter mettere in rete anche le biblioteche dei due capoluoghi, così come accaduto in altre realtà della penisola. L'Associazione dei costruttori molisani ha denunciato come la Regione Molise abbia ricevuto dal governo centrale negli ultimi giorni di dicembre una tranche di 26 milioni di euro inerente alla ricostruzione post terremoto, somma che non è stata ancora liquidata alle imprese di costruzioni, circostanza che secondo il parere dell'ACEM alimenta il dubbio che sia stata già destinata per altre finalità o per coprire i debiti accumulati in altri settori. I fondi per le opere eseguite vanno liquidati alle imprese che non possono più aspettare, dichiara il presidente dell'associazione Corrado Di Niro. L'ACEM ha chiesto un incontro di chiarimento in settimana con il presidente della giunta regionale Paolo Frattura. Il Movimento Possibile torna sulla questione trivelle esprimendo alcune considerazioni e ribadendo il proprio impegno per scongiurare la ricerca di petrolio nel mare Adriatico. Dopo gli ultimi sviluppi in materia di trivellazioni per la ricerca di petrolio nel mare Adriatico ed in particolare sull'ammissibilità di uno dei 6 quesiti referendari da parte della Corte Costituzionale che di fatto rimette al giudizio dei cittadini la questione permessi in merito alle ricerche petrolifere nel raggio di 12 miglia, torna il Movimento Possibile. Stamani un incontro in cui i componenti durante Pinto e Di Monaco hanno sottolineato alcuni aspetti con attenzione alla necessità a che il Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, sollevi un quesito di attribuzione. Non facciamo che continuare l'attività che abbiamo messo in campo da agosto del 2015 con la presentazione dei quesiti referendari, tra i quali 3 in particolare riguardavano trivellazioni, carattere strategico e politica delle grandi opere. Oggi siamo un passo avanti ma un passo indietro, nel senso che solo uno dei 6 quesiti proposti dalle regioni, coordinate fra di loro, sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale. È per noi un pannicello caldo rispetto al problema trivelle, carattere strategico della ricerca idrocarburi in Adriatico e politica grandi opere. Quindi chiediamo al Presidente della Regione di sollevare il conflitto di attribuzione, perché nell'ultimo mese, nell'approvazione definitiva della legge di stabilità, il governo ha inserito dei codicilli all'interno degli articoli che di fatto hanno impedito alla Corte di ammettere gli altri 5 referendum, che non erano per noi conclusivi e soddisfacenti, ma che avrebbero messo maggiore sabbia negli ingranaggi di una speculazione della quale non sentiamo il bisogno, perché le maggiori autorità in termini di finanza ed energia dichiarano che la presenza di idrocarburi in Adriatico alle condizioni di mercato date non è utile, non è interessante, non produce economia e ricchezza. Inoltre la difficoltà delle ricerche, quindi gli investimenti e il prezzo così basso del petrolio in questo ultimo periodo è andato sempre in discesa, siamo al di sotto dei 20, $30 per il petrolio del Mare del Nord, quello che chiamiamo Brent, che è il benchmark, il punto di riferimento per le quotazioni a livello mondiale del petrolio.
Detto questo, che non c'è business, non capisco perché il nostro Presidente del Consiglio si debba impuntare dicendo che le trivellazioni in mare porteranno tanto lavoro. Avrà interessi suoi politici, i nostri sono contrari, sono quelli di difenderci la costa. Chiediamo alle associazioni di continuare a lavorare sul tema. Noi ci mettiamo a disposizione. Ricordiamo però che quando abbiamo chiesto le firme ai sindaci del Basso Molise, alle associazioni, ai consiglieri comunali, a tutti, siamo stati lasciati un po' soli. Quindi facciamo tesoro di quello che non è andato prima per fare una battaglia ancora di contenuti chiara contro un depauperamento di un patrimonio come quello naturale che non accettiamo. Il Comitato Trivelle Zero e gli altri movimenti civici molisani e abruzzesi si oppongono alla realizzazione del metanodotto che da Larino dovrà raggiungere Chieti. Un metanodotto inutile per i cittadini, sostengono i comitati, ma prezioso solo per le casse dei petrolieri. Nell'ultimo decennio il consumo di gas in Italia è sceso del 35%. Le risorse naturali e della terra possono far crescere l'intera economia molisana. In soccorso all'agricoltura arrivano il piano di sviluppo rurale e il piano operativo regionale. Per il rilancio socio-economico del Molise occorre avere una visione complessiva alla quale ricondurre le scelte di gestione e programmazione del territorio e dell'economia. La maggiore ricchezza in loco è per molti il territorio con le sue peculiari produzioni agroalimentari. Il futuro della regione non può che essere programmato, creando sinergie tra i diversi settori produttivi, dal commercio all'industria, dall'artigianato al terziario, rendendo attrattive le due province, soprattutto attraverso la propria produzione dalle sue campagne e aziende zootecniche. L'agricoltura è l'humus sul quale far crescere l'economia. In questo la prima esigenza è l'accessibilità al territorio regionale, sia telematico attraverso la rete veloce, sia attraverso le strade di comunicazione interne. Occorre poi difendere le bellezze paesaggistiche dalle speculazioni. La poca riviera che al Molise non può essere martoriata e non deve diventare oggetto di sfruttamento, cedendo le armi alle numerose autorizzazioni per le trivellazioni che sta per abbattersi sul mare Adriatico. Così come la preziosità del pescato fresco non può essere sacrificato con il fermo pesca nel pieno di ogni estate, dimostratosi poco efficace per la tutela biologica e molto penalizzante per i pescatori. Per la migliore valorizzazione del punto di forza del territorio, creano attese positive le nuove opportunità offerte dal piano di sviluppo rurale e dal piano operativo regionale. Entrambi devono puntare a rinforzare lo sviluppo delle competenze, la gestione delle risorse naturali, il sostegno alle imprese e l'efficienza della pubblica amministrazione. Prospettive e possibilità di crescita nel mondo del volontariato in Italia e nel Molise, un settore di intervento sempre più importante per la vita sociale e culturale di tante persone. In Molise, come nel resto d'Italia, sono tante le associazioni che prestano la loro opera attraverso il difficile ma importantissimo settore del volontariato, spesso lavorando in situazioni di forte criticità, con poca collaborazione ed una spesso problematica condivisione di programmi ed obiettivi. Ne parliamo con Stefano Tabò, presidente nazionale dei centri di servizio per il volontariato. Molti di noi sono cresciuti nel volontariato e sappiamo quanto questa esperienza ci abbia arricchito personalmente. Non c'è dubbio che ciò che prevale, quando facciamo delle analisi complessive, però, è l'impatto sulla comunità. Allora, da questo punto di vista, un volontariato sveglio, sensibile, capace di cogliere i problemi, magari anticipare le risposte, ma soprattutto capace di indignarsi anche un po', ecco, di fronte alle ingiustizie, alle povertà, alle cose che non vanno, ecco, alle assenze, alle mancanze, è una componente importantissima, insomma, del nostro vivere, quindi del nostro vivere collettivo. Quindi bene che si continui a considerarlo, ecco, anche per i suoi significati, oltre che per quello che fa. Ma non c'è dubbio che l'Italia è il paese
1000 associazioni, e questo ha un lato positivo, perché significa che c'è questa disponibilità di fondo. Dall'altro c'è una pluralità di esperienze, di sensibilità, di settori di intervento che rendono un pochettino più complicato il fare sintesi e il lavorare insieme. Ecco, che sia complicato non significa che non sia possibile, no? E non significa, ecco, che sia percorribile. Ecco, i centri di servizio ne sono una testimonianza, quindi da quando, ecco, sono nati nel nostro paese hanno convinto sostanzialmente che questo volontariato, ecco, così strano agli occhi di chi lo guarda da lontano, è però capace di cose meravigliose anche nel momento in cui si prende una responsabilità di collettiva. Ad oltre 2 mesi dalla strage avvenuta a Parigi per mano dell'ISIS, l'Associazione Liberi di Costruire ripropone alcune riflessioni domani pomeriggio nella sala consiliare di Colli al Volturno. Tra gli invitati a partecipare al dibattito il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno. Il Comune di Campobasso adotta la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, un documento per valorizzare la figura femminile in un ambito simbolo di valori, solidarietà e superamento dei pregiudizi. Una Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport per valorizzare la figura femminile non solo come atleta ma pronta anche a ricoprire cariche dirigenziali. Un documento indirizzato a tutte le persone senza distinzioni di cultura, religione, età, capacità fisiche e mentali, orientamento sessuale e classe sociale, con alla base valori universali di equità ed il rafforzamento delle pari opportunità di genere. Il Comune di Campobasso, tra i primi d'Italia, ha adottato la Carta, frutto di una direttiva europea, ed oggi a Palazzo San Giorgio la presentazione dell'iniziativa sottoscritta dall'amministrazione per mezzo dell'assessore Emma De Capua e dalle federazioni ed associazioni sportive molisane. Un percorso che ha visto in primis l'impegno della consigliera regionale di parità Giuditta Lembo. Questa carta è stata, diciamo, il frutto di una direttiva comunitaria che è stata recepita poi dal governo italiano e che a cascata dovrebbe poi essere approvata a livello anche di enti locali. E quindi ovviamente io ho intercettato questa disponibilità da parte dell'assessore allo sport Emma De Capua e ho pensato proprio di cominciare dal capoluogo di regione. Secondo me questo è un segnale importante che si poteva dare e oggi l'abbiamo fatto attraverso la sottoscrizione, coinvolgendo tutti i soggetti che a vario titolo sicuramente andavano coinvolti, perché diciamo sono loro che sul territorio portano avanti un discorso di sport nella nostra regione. Oggi le donne sono parte attiva, soggetti attivi nell'ambito dello sport, anche se leggendo la carta, se deve esistere una carta che dobbiamo promuovere, probabilmente qualche problema ancora, qualche ostacolo ancora c'è, che sicuramente non è insormontabile. È proprio per questo che una sottoscrizione a questi livelli ci porta quindi a fare rete sul territorio, a fare in modo di abbattere le ultime barriere che magari ancora incontriamo. In un momento come questo, nella carta ci sono anche diciamo, l'abbattimento, il contrasto a stereotipi, no? E anche a forme di discriminazione che riguardano il sesso e la religione. In un frangente come questo, dove a livello nazionale adesso si sta quindi approvando una legge anche per quanto riguarda le unioni civili, ecco, anche nella carta lì c'è un passaggio interessante che è, diciamo, questo contrasto a queste forme omofobiche. Porteremo avanti a breve anche un altro discorso nelle scuole per quanto riguarda la polemica sul gender, che non va inteso assolutamente così come sta venendo strumentalizzato in questi ultimi tempi, nel senso di soltanto di omosessualità, transgender e quant'altro, ma il gender è inteso, quello che va insegnato nelle scuole, come genere, quindi è il genere in senso molto ampio. Gli alunni della scuola media Bernacca di Termoli sono tornati questa mattina nell'istituto in piazza Garibaldi per lo svolgimento delle lezioni scolastiche. I lavori di riparazione dell'impianto termico sono terminati dopo alcuni giorni di operazioni per assicurare il riscaldamento nelle aule e nei laboratori. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Torna l'alta pressione sul Molise, cielo prevalentemente soleggiato nella prima parte, stellato dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 5 gradi la minima a Campobasso e 13 la massima a Termoli. Ventilazione dai quadranti sud-occidentali, quasi calmo il mare Adriatico.
Domattina sulla regione è previsto ancora il sole, i valori climatici in ulteriore lieve aumento. Nei campionati di calcio dilettantistici è andata in scena nel fine settimana la quarta giornata di ritorno. Vediamo i risultati e le nuove classifiche dalla Serie D alla promozione. Fano Isernia 0-0, Avezzano Chieti 2-0, Castelfidardo San Benedettese 1-3, Campobasso Jesina 1-0, Giulianova Agnonese 1-0, Fermana San Nicolò 1-4, Matelica Folgore Veregra 4-0, Monticelli Recanatese 0-1, Vispesaro Amiternina 2-1. La classifica della Serie D, Girone F a 51 punti, in testa la San Benedettese 42, Matelica 41, Fano 34, San Nicolò 32, Campobasso 30, Jesina 28, Recanatese 27, Fermana e Monticelli, Avezzano ed Isernia 26, Folgore Veregra, Chieti 20, Castelfidardo 19, Vispesaro 18, Giulianova 17, chiudono Amiternina ed Agnonese. Per l'eccellenza, Life Vairano 1-0, Casalnuovo Campobasso 1919 1-2, Cliternina Treppini Matese 1-3, Olimpia Riccia Gambatesa non disputata, Pietramonte Corvino Rocca Ravindola 2-0, Montenero Macchia 1-2, Sesto Campano Venafro 1-0, Termoli 1920, Calcio Dauna 1-6, riposo per il Vasto Girardi. La classifica dell'eccellenza in testa, 45 punti Treppini Matese, 41 Calcio Dauna, 40 Vasto Girardi, 39 Venafro, 36 Sesto Campano, 35 Alife, 30 Termoli 1920, 29 Macchia, 27 Rocca Ravindola, 22 Olimpia Riccia e Pietramonte Corvino, 20 Gambatesa, 19 Montenero, 16 Vairano, Campobasso 1919, 14 Cliternina chiude con 7 punti Casalnuovo. Per la promozione Jelsi Petacciato non disputata, Campo di Pietra, Real Prata 4-3, Matese Rocca Sicura 3-1, Frentania San Martino 1-0, Carullo Baranello 0-4, Roseto Guglionesi non disputata, Sant'Eliana Torre Maiano non disputata, Spinete Castelmauro 1-1, riposa il Cerce Maggiore. E la classifica della promozione guida la classifica con 46 punti, Guglionese 42, Campo di Pietra 36, Frentania 29, Roseto 28, Baranello 27, Cerce Maggiore, Rocca Sicura e Jelsi 24, Real Prata 23, Sant'Eliana, Spinete 22, Torre Maiano e Matese 21, San Martino 18, Petacciato 17, chiudono Carullo e Castelmauro. E il Campobasso supera con il minimo scarto la Jesina al Selvapiana e sale a 32 punti. In rete l'ex di turno, l'attaccante Gabrielloni. Il Campobasso in un sol colpo supera in classifica la Jesina e rimette nel mirino i play-off, unico obiettivo rimasto per la stagione in corso. Al Selvapiana decide una rete dell'ex Gabrielloni che sbroglia in area piccola gonfiando la rete. Il terreno di gioco è stato spalato a tempo di record dopo una settimana caratterizzata in Molise da una spessa coltre di neve e ghiaccio. Poi, prima del fischio iniziale di D'Aquino di Roma, l'omaggio della società di casa alla punta Giuseppe Todino per le 200 presenze in maglia rosso-blu. In portagrillo in difesa Gattari e Ferrani centrali, ai lati Lenucci e Di Pasquale. Grazioso Lanzillotta e Rinaldi in mediana, avanti il tridente Alessandro Todino Gabrielloni. Per la Jesina, Tavoni tra i pali, retroguardia composta da Fatica, Tafani, Calcina e Carnevali. A centrocampo Arati, Compagnucci e Cardinali. In prima linea Trudo, Ragazzu e Sassaroli. Lanzillotta apre le danze al quinto, la conclusione del centrocampista da fuori area si spegne al lato del portiere Tavoni. Il Campobasso con Gabrielloni ci riprova dopo il quarto d'ora. L'attaccante irrompe con la mano sul traversone di Alessandro. Rete annullata e cartellino giallo per il numero 11 di casa. Al ventesimo l'estremo marchigiano Tavoni spedisce in angolo una conclusione ancora di Gabrielloni, servito in area da Alessandro.
Il risultato non si sblocca per i lupi di Mister Favo. Si gioca in una sola metà campo, ma la retroguardia della Jesina è sempre ben concentrata. Senza particolari problemi la sberla di Rinaldi. Solo al minuto 42 esce fuori dal guscio la formazione ospite. Spettacolare ma improduttiva la rovesciata dell'ex Termoli Ragazzu. Grillo è attento e respinge. Reti inviolate al termine del primo tempo. La seconda frazione ricalca quanto visto nei primi 45 minuti. Rinaldi non c'entra per questioni di centimetri lo specchio della porta dalla distanza. I molisani premono incessantemente, la Jesina è rintanata tutta all'indietro. La gara viene decisa al quarto d'ora. Sugli sviluppi di un angolo battuto dall'Anzillotta, Gabrielloni è più lesto a intercettare il cuoio e porta in vantaggio i suoi. Nulla da fare questa volta per Tavoni che capitola. Nella restante mezz'ora di gioco i locali controllano senza problemi il ritorno neanche troppo convincente di Trudo e compagni. Grillo rimane inoperoso, infruttuosi i cambi di Bugari che getta nella mischia nel finale Frulla e Alessandroni per Cardinali e Ragazzu. Aquino e Tascini sul fronte rossoblu danno invece respiro a Todino e Gabrielloni. E l'ennesima ingenuità difensiva dell'Agnone consegna i 3 punti al Giulianova. I molisani scivolano all'ultimo posto in classifica. Importante vittoria per il Giulianova che riesce a battere per 1-0 l'Agnonese e lascia così l'ultimo posto in classifica. I giallorossi riescono a ottenere i 3 punti grazie alla rete arrivata al 29esimo del secondo tempo di Pellecchia, una rete che vale tantissimo e che soprattutto regala alla formazione giallorossa una vittoria che permette di continuare a sperare nella salvezza. In realtà il primo tempo è decisamente avaro di emozioni, Agnonese più in palla, Giulianova sicuramente più in difesa. Nella ripresa la prima occasione è tutta dell'Agnonese, al 15esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, campanella di testa non c'entra la porta. Il Giulianova cresce minuto dopo minuto grazie anche ad alcune modifiche tattiche e dopo un gol divorato al 19esimo da Alessandroni, da 2 passi tutto solo svirgola e testa, arriva quello che abbiamo già visto, il gol vittoria al 29esimo grazie a Pellecchia che approfitta dello scontro tra 2 difensori avversari e con un pallonetto scavalca Mancino in uscita realizzando l'1-0 che vale 3 punti preziosi, l'1-0 che dà speranza e che manda al tappeto un'Agnonese troppo brutta per essere vera. Nella pallavolo femminile di B1 l'Isernia esce sconfitta dal rettangolo di gioco dell'Aprilia per 3-1, 25-13, 20-25, 27-25 e 25-21 e parziali 7 in favore delle ragazze laziali. Molto rammarico nel team allenato da Francesco Montemurro per l'ennesima occasione sciupata di riportare a casa almeno un punto in classifica. Nella pallacanestro maschile di Serie B invece il quintetto isernino di Ciro Cardinale cade a Roma contro la capolista del girone C, l'Eurobasket, finale 78-64 per i capitolini che guidano a 32 punti davanti al Napoli. I Pentri restano a 6 punti. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.